Ciao! Allora, oggi voglio fare un video sulle novità per questo autunno e inverno, quindi novità di varie case cosmetiche che riguardano sia il make-up che la skincare, prodotti per capelli, un po' in generale, ecco. Quindi spero di non fare un video lunghissimo e parto subito. Allora, parto con l'erbolario perché ho un po' di prodotti che ho ricevuto e mi stanno piacendo tantissimo e voglio farveli vedere. Allora, Erbolario ha fatto uscire due linee per questo autunno inverno che sono Accordo Arancio e Camelia. Sono due linee che mi piacciono tutte e due tantissimo. Mi piace di più Camelia perché ha una fragranza un pochino più fiorita, quindi di solito diciamo preferisco questo genere di fragranze, però anche Accordo Arancio è fantastica. La prima cosa che vi voglio mostrare è la fragranza profumata, la fragranza per legni profumati, che è appunto la fragranza per la casa. Di solito io non acquistavo questo genere di prodotto perché per me non era efficace. Ne avevo provato qualcuno, anche di marchi abbastanza prestigiosi, e non si sentiva minimamente il profumo. Questo invece ha una profumazione che si sente anche sulle scale, cioè è veramente assurda. Poi il profumo di Camelia è buonissimo. E sarà per appunto per la fragranza molto buona, sarà per i legnetti, sta di fatto che è veramente molto molto buona. E ve la straconsiglio, è un'ottima idea anche come regalo natalizio, ad esempio. Questa costa, aspettate che mi sono segnata tutto, 17,90 euro. Poi, sempre della stessa fragranza, c'è cioè sempre di Camelia, della stessa linea, ho il profumo e questo è il profumo da 100 ml che è carinissimo perché ha anche la sua camelia, il suo fiorellino applicato. Ci sono note di camelia e le mie fava tonka e di ambra. È molto molto buona e dovete andarla a usare, ovviamente come tutti i profumi deve piacervi. Comunque è una profumazione che persiste molto. Questa è la confezione da 100 ml che costa 27,90 euro se non sbaglio. Sì, no, 27 euro, scusate. Mentre invece quella da 50 costa 21,50 euro, però è bellissima anche la confezione perché oltre alla scatola classica c'è anche questa scatoletta, diciamo, stampata che è bella anche da tenere, diciamo, sul comodino piuttosto che in bagno, è proprio bellissima. L'altra invece, ah no, sempre di quella vi faccio vedere anche la crema fondente, che anche questo è un pensierino molto carino perché ha la sua confezione in latta. Questa è una crema fondente per le mani, diciamo molto nutriente, e questa qui costa 7 euro, esatto. È al 99% con oli e burri vegetali, quindi è anche un prodotto diciamo abbastanza naturale ed è sempre la profumazione Camelia. Per quanto riguarda invece Accordo Arancia, ho il profumo nella taglia piccolina, quella da 14 ml, che è carinissimo. È una versione vapo, quindi spray, comunque non è roll-on. Ah, questo nastrino, non so se lo vedete, è carinissimo, veramente. Ci sono note di mandarino, arancio amaro, prugna e vaniglia. E questa è anche la sua pochettina in vellutino. Proprio super super delizioso. La profumazione è molto molto forte e persistente, secondo me. E a mio parere, io adesso la butto lì, secondo me può essere anche maschile come profumazione, perché comunque è una profumazione molto agrumata e ha all'interno anche dell'arancio amaro, quindi non è proprio super dolce come profumazione. Si sente molto di più nella crema fluida per il corpo, che ha una profumazione davvero super persistente, ce l'ho su adesso. E secondo me è quasi una crema da uomo. Per me, ad esempio, è molto molto forte, devo essere sincera. Faccio usare il nasatorro, Al tester forse. ufficiale. Esatto. Prova a sentire e poi mi dici. Comunque, allora, la crema per il corpo è 17,90 euro, non ha parabeni, non ha siliconi, Wow. non ha oli minerali. Il profumo 15 ml sono 12 euro. Ovviamente di tutte e due le linee ci sono tutti gli altri prodotti e questi sono quelli che ho io, che quindi vi posso dare anche un mio parere. Quindi, il Buono, sì, non resoconto? è esattamente femminile, però è molto molto Non è buono. che non è femminile, cioè non è prettamente Non è femminile, è un dolce. unisex secondo me come profumazione. Al Sì. Passami contrario, ad esempio, di un Camelia. Ecco. profumo che questo me lo metto subito. Tieni. Bisogna sentirlo sulla Che brava pelle, dai. che sono. Poi volevo parlarvi di due prodotti Babyliss e del concorso Star for One Day.
ho partecipato a un evento Babyliss appunto e hanno lanciato questo concorso, cioè basta acquistare un prodotto con il logo Star for One Day e si va sul sito www.starforoneday.it, ci si registra il prodotto e si ha l'opportunità di vincere o dei prodotti Babyliss o dei prodotti Cuisine Art, che è la loro linea diciamo per la cucina, oppure il premio finale che ha un valore di 30.000 euro perché è una giornata con nei migliori ristoranti, con un albergo 5 stelle, con una personal shopper, veramente una cosa super di lusso. Quindi se acquistate un prodotto vi consiglio assolutamente di partecipare a questo concorso perché è fantastico, cioè ero lì che bramavo di quando mi raccontavano del tutto. Voglio farvi vedere il phon, che credo sia uno dei phon degli ultimi usciti in casa Babyliss. Questo è il Pro, il 4.0 Ionic, 2200 watt di potenza, quindi un signor phon, una velocità d'aria di 170 km/h, quindi veramente è super, asciuga i capelli velocissimamente. E la particolarità è che ha tre beccucci, il classico beccuccio diciamo abbastanza stretto, poi quello un po' più largo diciamo, vedete, stretto un po' più largo, e poi c'è quello super super stretto come larghezza diciamo. Questo è veramente sottilissimo e fa una piega fantastica. Trovo che questo phon, diverso dall'altro che ho, che è un Gamma, che comunque non è male come phon, mi dia più vapore, scusate, più volume ai capelli, rimangono molto più morbidi e li asciugo molto più velocemente. Nonostante quello veramente era già un ottimo phon, quindi è un phon che ha un suo costo, perché effettivamente costa 89,90 euro, quindi a quel prezzo c'è anche da paragonarlo al Parlux, però è un phon che secondo me si può classificare come professionale. Vi mostro anche la piastra. Questa è una piastra wet and dry, e questa piastra mi piace perché ha le lamelle, lamelle credo che siano così, molto lunghe. Allora, non si può paragonare a una GHD e non si può paragonare neanche a una Cloud9, che è un altro prodotto appunto che vi voglio mostrare più nel dettaglio, perché quella effettivamente è molto paragonabile alla GHD. Questa no, nel senso che, allora, oggi ad esempio ho fatto i lisci, i capelli li ho lisciati con questa, però allora ha 6 diverse temperature, si può arrivare fino a 235 gradi. Secondo me non ha la stessa durata della GHD, cioè lì per lì vengono bene, ma poi con la minima umidità tendono ad arricciarsi, i miei non sono ricci, i miei tendono un pochino a girare le punte, quindi a mio parere, ecco, nonostante sia una buona piastra e ha un prezzo molto contenuto, sono 59,90 euro, ecco, vale quel prezzo lì, forse un filo di più, ma non è paragonabile a una GHD. Mi piace molto il fatto che abbia le lamelle larghe, perché quando faccio i boccoli con queste è molto più semplice secondo me, e anche perché prendo un po' più capelli in sezioni diciamo in verticale, e quindi mi escono molto bene, non ci metto tanto tempo e ho capito effettivamente come farle. Quindi se vi può interessare un video su come fare i boccoli con la piastra, anche se avete dei capelli lisci e ciompi come i miei, fatemelo sapere qua sotto perché provo a farvelo. Poi vi mostro anche un olio. Questo è un olio di Matrix, sono una nuova linea di oli che è la Oil Wonder. Questa è l'Amazonian Murumuru, è praticamente un olio che può essere utilizzato prima dello shampoo, prima del balsamo o anche prima della piega. Basta mettere due dosi di prodotto, stenderlo sui capelli, e questo praticamente cosa va a fare? Va a far disciplinare di più i capelli e farli tenere per 72 ore. Allora, questo sono in fase di testing, non ho ancora un giudizio vero e proprio, però ha una profumazione che è spettacolare veramente. È un prodotto professionale, ha un costo che si aggira sui 14-15 euro, quindi non è neanche proibitivo. Se avete un parrucchiere che lo vende o che potete provarlo, andatelo a provare, perché effettivamente è un prodotto che secondo me vale la pena di provare, anche se per il profumo e per il fatto che comunque è un olio nutriente, all'interno ha olio di argan e ha altri oli comunque
è un buon prodotto, e questa è appunto una nuova linea. Poi passiamo al viso, vi mostro dei prodotti di Uriage. Questa è la linea Isolis di Uriage, una linea per pelli giovani e per le anti-aging, per pelli giovani, quindi per le prime rughe, diciamo. Io ho provato e sto testando già da un po' la crema viso per pelli secche e la crema contorno occhi. Sono due creme che mi stanno piacendo molto. All'interno hanno vitamina E e vitamina C, acido ialuronico, acido glicolico, ha l'acqua termale di Uriage, quindi un sacco di ingredienti che vanno comunque a idratare, vanno a perfezionare il colorito, vanno a stimolare il metabolismo della pelle, diciamo che effettivamente hanno un sacco di buone proprietà, e io sto notando comunque una pelle molto morbida, molto liscia. Non noto ovviamente miglioramenti drastici, però a parte il fatto che questa, la crema viso, ha una profumazione fantastica, c'è dentro il fiore di ciliegio e il pompelmo, e mi piacciono tantissimo. Questa costa 21,90 euro e questa costa 29 euro, hanno un prezzo da farmacia e parafarmacia, quindi non è super economico, ma sono anche due ottimi prodotti, e mi sto trovando molto bene con questi, quindi andateli a sbirciare se non li conoscete. Ecco, Uriage non è poi così tanto conosciuta, ma fa degli ottimi prodotti. Poi vi mostro Clarin. Allora, Clarin con la linea Ladylike ha proposto delle nuove colorazioni dei Rouge Éclat, e questo è il numero 20, e si chiama Red Fuchsia, Red Fuchsia, è questo colore qua, vi farò vedere poi ovviamente più da vicino, è un rosso molto molto scuro con un sottotono molto freddo, quindi tendente un po' al fucsia. Questo genere di rossetti a me non piace tanto, perché è super super cremoso, super super idratante, anche una buona profumazione, però aiuto, ho un capello che mi... ok, ce l'ho fatta, però non mi piace tanto perché appunto vaga per la bocca, nel senso che bisogna stenderlo assolutamente prima con la matita e poi con o col pennello, o cioè ancora meglio col pennello, se no stanno molto attenti sui contorni, se no veramente vi va nelle pieghettine, nelle rughette. E poi secondo me rimane sempre comunque molto bagnato, molto cremoso, e quindi ho paura che appena mangi qualcosa tipo ve lo ritrovate ovunque, quindi questo è un rossetto che non mi è piaciuto molto. Tra l'altro non ha un costo poi così tanto economico, perché costa 24,50 euro, quindi non lo consiglio assolutamente. Poi vi mostro invece una novità, che sono gli Ombre Matte. Questo è il numero 5, sono questi ombretti in crema, polvere, questo è un grigio violaceo, anche qui ve lo faccio vedere poi più da vicino, costa 34 euro, ma secondo me, allora, se costasse di meno sarebbe un prodotto molto buono, perché ha una bella pigmentazione, ha una bella pearlescenza, mi piace come prodotto, ma 34 euro sono veramente troppi. Non è niente di innovativo, cioè secondo me come si chiamano quelli di Chanel, sono molto migliori come prodotto, quindi se uno vuole spendere soldi allora quelli. Questo ha un po' del inimitable, come si chiamano quelli di L'Oreal, non è proprio un pigmento pressato, però è molto carino che come colore, niente di che. Ecco, hanno voluto mettere questo nuovo prodotto, però almeno quello che io, che è il numero 05, che comunque non è matte ma è comunque pearlescente, non mi piace. So che esistono delle colorazioni molto chiare, molto neutre, e forse quelle, ecco, sono un pochino più carine. Poi, sempre di Clarin, hanno fatto la nuova colorazione in edizione limitata, aiuto, ce le ho tutte qua davanti e non riesco a trovarle, del 3-Dot Liner, e l'hanno fatto in marrone. Come sapete, il 3-Dot Liner a me non piace. Non lo trovo semplice da stendere, non lo trovo un buon prodotto, quindi anche questo non ve lo consiglio. Poi altri due ombretti, questi mi piacciono invece, li ho presi non da tantissimo dal sito BB Cream Italia,
e sono il Bella Sand e il Bella Bronze della nuova linea Bella Eyes Gel Powder e Shadow di Milani. Questi sono due colori molto neutri, questo è un color sabbia, appunto champagne, molto molto carino, e hanno una consistenza molto particolare. Mi piacciono molto questi. E poi appunto questo invece che è il bronzo, e aspettate che ve lo faccio vedere meglio, è questo colore molto tendente al rossastro comunque, quindi mi piace tantissimo, sapete che io adoro questi colori un po' tendenti al rossastro. E ve li consiglio, non è bello ovviamente, li ho presi alla cieca e non è bello non poterli testare, però sono degli ottimi ombretti, ce ne sono di 30 colorazioni, hanno un costo di 6 euro, quindi diciamo un prezzo fattibile. Poi vi mostro tre smalti della nuova collezione di OPI, è la collezione Nordic, quindi si rifà come si dice, alle ambientazioni nordiche. La tendenza di colori è diciamo verde scuro e viola per quanto riguarda le foreste, ispirato alle foreste diciamo del nord Europa, colori come questo, cioè che si ispirano al caramello e alla cannella, e poi colori come questo ispirati all'aurora boreale, quindi ci sono dei rossi e anche dei verdi, e poi ci sono dei fucsia e dei corallo che si ispirano alle case di Stoccolma, le case molto colorate di Stoccolma. Come sempre, vabbè, OPI è una garanzia, ha un prezzo medio alto, su Sephora sono 13,90 euro costano, però devo dire che quando ho rifatto una manicure con OPI mi sono resa conto che effettivamente hanno una durata e una tenuta ottima. Ve li farò vedere appunto anche qua più nel dettaglio, quindi sicuramente farò delle inquadrature più ravvicinate, e sono veramente degli ottimi smalti. Poi, di cosa mi sto dimenticando? Ah, ecco, del nuovo set NYX Pix, mi sembra che si chiami così. Comunque, il nuovo set di Real Technique, anche questo l'ho presa sul sito BB Cream Italia. Non mi ricordo più quanto costa, più o meno sui 30 euro, credo. Guardate sul sito BB Cream perché molto spesso ha delle promozioni, quindi state all'occhio, ecco, se vi interessa. Questo è un duo fibre, credo ci fosse già in un precedente set. Poi c'è un nuovo pennello angolato per la piega dell'occhio e anche questo l'ho già provato e mi piace. C'è il classico eyeshadow brush che c'era già nello starter set, e anche questo qua mi piace, secondo me è un pochino più largo del classico, cioè è diverso, vedete che uno è un pochino più largo dell'altro, non so quanto riuscirete a vedere, però vabbè, fidatevi. Mi piace tantissimo il fatto che siano comunque argentati, cioè hanno fatto centro. Poi c'è un pennello da eyeliner, e finalmente hanno fatto un pennello da eyeliner sottile, stretto. Questo non l'ho ancora usato, devo ancora testarlo effettivamente, però già mi piace perché ha le setole corte, quindi mi ispira. E poi questo che è veramente fantastico, è un cheek blush, è un pennello che uso per il fardo, ma si può utilizzare benissimo anche per scolpire comunque il viso. È fatto in questo modo, è veramente carinissimo e super morbido. E poi io noto che i pennelli Real Technique si lavano più facilmente rispetto ad altri, si lavano e asciugano più facilmente rispetto agli altri, quindi super 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 consigliato. Ok, quindi scusate, ma effettivamente questo video è venuto lunghissimo, ma me lo immaginavo. Queste erano le ultime novità che propongono le varie case, diciamo, per questo autunno-inverno, e quelle che ho potuto testare. Fatemi sapere qua sotto se volete qualche recensione più in particolare di qualche prodotto, così almeno ve lo faccio vedere più nel dettaglio e faccio un video a parte, ecco, non soltanto una cosa così veloce. Noi comunque ci vediamo nel prossimo video, un bacione, ciao!